the second day. E quel mare non c'è una meraviglia. Un giorno. Guarda che bello. Stasera c'era stanotte c'era un cielo. Sono spente le luci alle 11. Era tutto illuminato dalle stelle. Meraviglioso. Buongiorno, siamo qui al... Qua bisogna dare il documento per andare al carcere di Santo Stefano, però c'è un bel negozietto, ci andiamo a vedere anche il negozietto di magliette e cazzate varie. Che poi io sta maglietta già l'ho comprata in realtà, questa qua gialla, evaso, col carcere di Santo Stefano. Me la potevo portare, vedi? Buongiorno, la Iete Motorino. Allora, siamo sulla barca, stiamo andando all'isola di Santo Stefano. Siamo appena partiti dall'isola di Ventotene. Andiamo a visitare il carcere, eccolo là. Eccoci qua, stiamo arrivando all'isola di Santo Stefano. I ragazzi siamo pronti per approdare. Questo approdo si chiama la Madonnina. Che poi non è la Madonna quello, è Gesù. È Gesù, tutti dicono Madonna, non ci capito perché. È vero, è Gesù, non è una Madonna, c'ha la barba. Ma è una barba, non la vediamo veramente. Ma questa l'altro giorno non era vicino. Siamo arrivati. Spettacolo. Siamo arrivati qua, erano cazzi ragazzi, era ergastolo qua. Erano cazzi. Qui arrivavano i galeotti per l'ergastolo, qui non uscivi più. Te portavano qui con la barca e tu in casa non la vedevi più. Questa è l'entrata, cioè da morire. No, è da morire. Questa è una via che sale su al carcere, che hanno fatto gli ergastolani, quindi ergastolani tutte le mattine dalle 7. Qui addirittura c'erano delle coltivazioni e loro facevano a mano, rompevano le pietre, mettevano una accanto all'altra e facevano questa salita, perché ai migliori veniva permesso di lavorare fuori dal carcere. Ecco fatto, entriamo in una delle celle, me la metto così. Qui c'erano un detenuto, mamma mia, che paura, un detenuto con questa e poi c'era un'altra porta esterna, quindi una esterna e una interna. E questo è il carcere, da qui, da queste torrette venivano controllati, c'erano le guardie, quella era la chiesa, tutte queste sono tutte le celle. Molto bella questa gita al carcere, molto, molto ansiogena, perché io poi sento molto queste cose, non volevo riprendere la guida mentre stavo facendo queste spiegazioni. Però insomma ti senti un po' male perché senti il peso di quello che è successo, non posso dire di no. E io che sono una persona molto empatica, insomma mi sdraia molto questa cosa. Però, veramente bello. Ora mangiamo. Sto aspettando l'insalata qui da Sapori, si chiama Un Mare di Sapori come sempre. Sono qui c'è il Porto Romano. Bello. Allora, prima di andare a fare sub mi sono fermato qui a Calanave, mi sono fatto un paio di bagnetti, ora mi rilasso un attimo perché sono molto molto stanco e c'è bisogno di molte forze per fare il sub. Buongiorno Diving World, Diving World Matteo Ceri, Diving World Ventotene, avvicino, chiedo scusa, perfetto, Diving World Ventotene ragazzi, perfetto, stiamo partendo, il maestro è qui, è al telefono, questa è la mia attrezzatura. Speriamo bene. Diving World from Ventotene. Partiamo, lei è una epaci 50 metri, lui a 100 metri arriva alla grande. L'atmosfera è molto
sono abbastanza sereno, ero molto preoccupato, invece sono molto sereno stamattina. Bene, 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 bene. Il sole sta tramontando, sarà una bella immersione. Stiamo andando a Santo Stefano, dove stavo stamattina. Stamattina ho attraccato lì, ora stiamo andando qui dietro a fare immersione. Sono pronto, il mio gruppo è pronto, qui lo sono io. Pronto, i maestri sono pronti. Eccoli. Una ragazza già sta in acqua, ve la faccio vedere. Allora, reso conto del diving al Santo Stefano, cos'è stato di bello, ragazzi? A parte ho visto delle cernie enormi, un barracuda lungo un metro e dieci. E ho visto le cernie, ho visto due murene bellissime. La cosa che mi ha stupito di più è che, sinceramente, sono andato praticamente a fare immersione non a quel capo, dall'altra parte no, aspetta, Santo Stefano sta di là, ecco, scusa, di qua, qui dietro sono andato a fare immersione, non dietro questa roccia, l'isola di Santo Stefano è questa qui, dietro qui, ok, questa qui, giù, ok, e devo dire la cosa bella è che i pesci erano veramente tranquilli, per una volta non ho visto pesci che si muovono, branchi che corrono, sai, sti pesci, stavano fermi, dentro le rocce c'erano delle grotte dove stavano fermi a dormire. Stavano così, li vedevi, li guardavano, perché lì in quest'isola non si può pescare, quindi praticamente loro non hanno paura dell'uomo, e ho visto per la prima volta la differenza. Pesci che ti guardano così da sopra, tu rimani lì, stanno così, con la pinna piano piano, cioè non gliene frega proprio un cazzo, e questo è bellissimo, è la prima volta che mi succede, ho sempre visto pesci che ti guardi, scappano, cose, non scappavano, stavano fermi. Questa è la cosa che mi ha stupito di più. Veramente bella, bella, bella. Semplicemente una tonica qui al faro, eccolo là, relax, non gin tonic, una tonica. Colato con una bella fetta di, non lo so, una cosa al limone. Comunque qui sono fermato al forno, c'è un forno, vedi? Buonissimo. Stasera c'è sta pure la banda del paese. In processione.